Già alle 10 acceleriamo un pochettino. Brevissima introduzione linguistica. Ho detto prima, ho raccontato che i progetti nascono per caso. Nel per caso bisogna metterci un po' anche di fatica dopo il caso. Nella fatica che avevo fatto, stavo facendo la mia quarta laurea in scienze bibliche, cioè quarta laurea in scienze bibliche la quarta, e ho incontrato la prima traduzione in dialetto piemontese dei Vangeli o del Nuovo Testamento, che è questa qui, è una ristampa, l'originale del 1834, è stato finanziato da un certo Beckwith, che era un inglese, che aveva combattuto la battaglia di Waterloo contro Napoleone, aveva perso una gamba, era rimasto invalido di guerra, quindi erano pensionato, i pensionati di guerra hanno sempre guadagnato bene. Lui con i soldi della pensione e la rendita che ha avuto è venuto in Italia, è andato a abitare a Torre Pellice, dove ci sono i Valdesi ancora oggi, e vedendo questi poveracci perseguitati dalla Chiesa Cattolica, messi a morte molto volentieri, ha voluto fare un'opera di bene e ha finanziato la traduzione in dialetto piemontese di questo libro qui, cioè del Nuovo Testamento. La prima in assoluto, stampata a Londra perché in Italia non se ne parlava, è stata tradotta a Losanna e stampata a Londra nel 1834. L'ho trovata per caso, ho dovuto ordinare in America una ristampa prima di trovare questa edizione qui lusso a Torino da un Robivecchi. L'ho inclusa nella mia esapla, la esapla vuol dire che ci sono 6 colonne e 3 sono in dialetto piemontese, 2, la prima è questa qui, la seconda ve lo dico dopo. Assieme a questo Nuovo Testamento ha fatto tradurre anche separatamente in dialetto occitano i Vangeli di Luca e di Giovanni. Qui ce n'è una copia ma io non ce l'ho. Nel 2020 questo Vangelo da Bach è il mio primo libro con la traduzione, la terza colonna, in dialetto abbrazzano. Ecco qui, ho messo lì una foto del tratto del libro, queste sarebbero le prime 3 colonne, come ho detto prima. La prima è nel dialetto torinese del 1834, la seconda è stata aggiornata in questo secolo, tra il 2005 e stanno ancora finendo adesso, in dialetto torinese moderno, modernizzato. La terza ho messo appunto il dialetto abbranzano. Le altre tre sono venute grazie a suggerimenti di amici, sempre per caso naturalmente. Uno mi ha detto, ma perché non metti il testo originale in greco? Allora, colonna 4, testo originale in greco. La seconda mi ha detto, ma allora metti anche il latino, perché sono tutte lingue derivate neolatine, derivate dal latino. Qui ho messo la Vulgata. E la terza, invece, è la prima traduzione moderna in italiano del pastore, anche lui valdese, Luzzi, che ha insegnato a Firenze per tutta la vita, poi quando è andato in pensione è andato a Puschiaf, a Poschiavo, nei Grigioni. Sono stato a Puschiaf questo scorso settembre a fare le ferie con mio figlio che è là dietro, e c'era il Festival della Letteratura Svizzera. Ogni sera c'era una lingua diversa, cioè gli svizzeri sono famosi perché hanno 4 lingue, stampate anche sui soldi, poi se volete ve li faccio vedere, però dovete tornare indietro. Il soldo, 4 lingue, compreso anche il grigionese, il rumanche, e inizialmente avevo voluto mettere il rumanche come ultima colonna, poi ho detto ma cosa c'entra il rumanche come ultima colonna, anche se suona familiare, qualche volta, non sempre, mettiamo la prima traduzione storicamente moderna di una Bibbia in italiano, anche quella tra il 1920 e il 1930, il pastore Luzzi in pensione ha dedicato il suo tempo a tradurla in italiano, ha modernizzato una traduzione del 1600 che oggi suona in maniera un po' ridicola, quella del Diodati, che nel 1600 era una traduzione moderna, oggi quando leggi Avvegna che per ciò che fa un po' ridere, però questa è la storia. Quindi la Luzzi, sesta colonna. Veniamo alle letture. Volevo farvi sentire, grazie a un'amica torinese, anzi, la famosa Anna Rizzo,
come il cognome torinese Rizzo non ci azzecca tanto, in effetti il padre era venuto a lavorare alla Fiat di Torino da Napoli, quindi il padre era napoletano. Il padre napoletano, per trovare lavoro alla Fiat di Torino, ha dovuto far vedere che sapeva parlare il torinese. L'ha dovuto imparare. E infatti lei è trilingue, cioè napoletano, piemontese e italiano. Non sono riuscito a convincerla a venire qui neanche questa volta, perché prima aveva la paura del Covid e non voleva venire, è già in pensione anche lei già da un po'. Allora mi ha fornito il video e speriamo che si senta bene, adesso vediamo. In dialetto piemontese sta leggendo la prima colonna, quella del 1834. Leggiamo l'inizio del Vangelo di Luca, che è... Allora, se dobbiamo paragonare il Vangelo di Marco e il Vangelo di Luca, il Vangelo di Marco è un racconto schizzato, proprio salta da una scena all'altra, tutto fatto a pezzettini. E tipo che un racconto, si dice, narrato da Pietro, l'Apostolo Pietro, che era quello irascibile, quello che voleva fare a pezzi tutti, voleva essere lui il più bravo di tutti, lui non avrebbe mai tradito Gesù in vita sua, e poche ore dopo lo tradisce tre volte, nel giro di un'ora. E così era il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Luca è il Vangelo più elegante. In effetti Luca scrive il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. L'esordio degli Atti degli Apostoli, attribuito a Luca, viene messo allo stesso livello dei classici greci. Tanto è complesso e elegante. Tradurre Luca è stato più difficile, però comunque è fattibile. E l'inizio, secondo me, è venuto anche bene. Sentiamo come viene. Spero che si senta. Vediamo un po'.
Thank you.